L'anteprima del nostro telegiornale, questa sera in apertura, è un episodio di cronaca avvenuto sull'isola di Capri in via Camerelle Paura per un incendio all'interno di un'abitazione, fortunatamente senza feriti. Abbiamo parlato di trasporti con il dirigente dell'EAV Pasquale Esposito, che ha sottolineato l'importanza dell'isola di Ischia per l'azienda di trasporti, e poi insieme a Marco Ferrandino dell'associazione Lo Scarabocchiatore abbiamo parlato di questo fumetto realizzato dall'associazione Lo Scarabocchiatore, appunto, dove le unicità dei bambini autistici diventano dei veri e propri superpoteri. E poi abbiamo parlato anche di turismo, un'ampia pagina con il presidente dell'ABAC in particolare, che parla del momento positivo per la città di Napoli e per l'area metropolitana, anche se dice ci sono diversi problemi ancora da risolvere, ma di questo e tanto altro parleremo dopo la pubblicità. Centro Diagnostico Ecorad del dottor Renato Regine, una struttura medica all'avanguardia per la salute degli isolani. Ecorad ti offre tecnologie di ultima generazione per diagnosi sempre più approfondite e precise. Per i nostri pazienti abbiamo scelto la modernissima Magnetum Sempra Magnete, l'ultimo software di risonanza magnetica ad alto campo da 1,5 Tesla, ideale per analisi del cranio, colonna vertebrale, dello scheletro, dell'addome superiore ed inferiore, particolarmente indicato per diagnosi della mammella e la prostata. Una macchina fondamentale per la prevenzione delle malattie. La nuova MOC Primus per l'osteoporosi e la nuova TAC Siemens Somaton. Ecorad è centro specializzato per mammografia. Siamo in Rione Genala 16 a Forio. Telefono 081 99 71 82. Ecorad, medicina di ultima generazione per la salute degli isolani. Ischia International School. Il festival per le scuole e gli studenti che entrano nel mondo dell'arte e dello spettacolo. Musica, danza, moda. I protagonisti del premio Franceschini, del premio Artemisia e del premio internazionale Ugo Calise. Bellezza giovane. Ischia International School. Ritrova la tua immagine. Ora puoi. Bijou Style, il rimedio alla calvizie. Il nostro è un centro specializzato per protesi fisse, parrucche, rinfoltimenti, trattamenti tricologici, prodotti dermatologicamente testati, interventi personalizzati. Le nostre protesi sono realizzate con capelli veri. Potrai tagliarli, lavarli, asciugarli, andare al mare o in piscina senza problemi. Tornerai ad avere la sensazione dei tuoi capelli. Uomo, donna, abbiamo i capelli che ti mancano. Protesi fisse a partire da 450 euro. Massima riservatezza. Bijou Style. A Forio Panza, in via Madonna delle Grazie. Telefona per informazioni al numero 347 1888 571. Bijou Style. Migliora la tua vita. Albergo Carlo Magno sull'isola d'Ischia, un posto da sogno, un panorama mozzafiato, il luogo ideale per una vacanza speciale. Hotel 4 stelle, tutti i comfort, 4 piscine, palestra, camere e residence con arredamento in stile mediterraneo. A pochi passi dai centri storici di Forio e di Lacco Ameno, con agevoli collegamenti per le spiagge più belle e per il parco termale Negombo. Servizio navetta gratuito. Hotel Carlo Magno, per una vacanza dove i sogni diventano realtà. L'Hotel Carlo Magno ti consiglia il ristorante La Beccaccia. Cucina tipica ischitana e piatti mediterranei. Pesce sempre freschissimo. Per i tuoi momenti più belli, per una serata speciale, per cerimonie e matrimoni. Hotel Carlo Magno e il ristorante La Beccaccia. Emozioni uniche tra il cielo e il mare. Tutti i giorni, dal lunedì al sabato, su Tele Ischia, canale 89 del digitale terrestre, alle 22.45, segui Weekend Dance, la TV degli eventi, e la domenica, il meglio di Weekend Dance, alle 22.45, su Tele Ischia, canale 89 del digitale terrestre. Weekend Dance.
Hotel Re Ferdinando. Una scelta di prestigio per cerimonie, matrimoni, eventi. Hotel Re Ferdinando. 4 stelle leisure per illuminare il tuo giorno più importante. Hotel Re Ferdinando. Stupirvi è la cosa che ci riesce meglio. Pubblicità Media and Service. Buono pubblicità. Agenzia stampa e propaganda. Dal 1962 nuove idee per l'isola di Ischia. Capri, paura in via Camerelle, fuoco in un'abitazione, l'incendio in un appartamento privato, non ci sono feriti. Trasporti, Sposito, Ischia per l'EAV un nodo strategico. Il dirigente dell'azienda dei trasporti terrestri sottolinea l'importanza dell'isola e annuncia nuovi bus ecosostenibili. Invincibili, i bambini autistici diventano supereroi. Un fumetto realizzato dagli artisti dello Scarabocchiatore trasforma le unicità dei protagonisti in superpoteri. Turismo, a Napoli e provincia numeri in crescita ma soliti problemi, così il presidente di ABAC, Agostino Ingemito. Buonasera e bentrovati all'edizione serale del telegiornale di Teleischia. Paura ma nessun ferito per un incendio in un appartamento privato in via Camerelle a Capri, vuoto quando si sono sprigionate le fiamme. Il fumo che usciva dal terrazzo ha fatto scattare immediatamente l'allarme tra i vicini e i titolari delle boutique della famosa strada Caprese del Lusso, che hanno chiesto l'intervento dei vigili del fuoco. Sul posto, dopo aver ricevuto la segnalazione, è arrivata l'autobotte dei vigili del fuoco con la squadra dei pompieri in servizio presso la stazione di Via Roma. L'accesso alla strada è stato bloccato dalla pattuglia dei carabinieri di Capri e dagli agenti della Polizia Municipale. La causa dell'incendio potrebbe essere stata un cortocircuito partito dall'impianto elettrico dell'abitazione. Il comando provinciale della Guardia di Finanza di Napoli ha dato esecuzione tra Campania, Puglia e Lazio a un sequestro preventivo relativo a beni del valore di circa 8 milioni di euro. I soggetti coinvolti denunciati per omesso versamento dell'IVA e per sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. Sono due partenopei e prestanomi pugliesi, soci e amministratori di tre società operanti nel settore del commercio di telefonini, che hanno omesso il versamento dell'imposta sul valore aggiunto. Il rilevante debito di imposta nei confronti dell'erario non veniva in alcun modo ripianato, in quanto le società indebitate venivano svuotate dei loro beni per evadere il fisco. I finanzieri sono riusciti di fatto a dimostrare la continuità aziendale tra le tre società, che hanno tutte mantenuto la stessa sede operativa, impiegato gli stessi dipendenti, nonché la medesima piattaforma di e-commerce. E parliamo ora di trasporti pubblici. Ischia rappresenta per l'EAV un nodo strategico, lo ha affermato il dirigente Pasquale Sposito nell'annunciare novità in vista per il servizio bus sull'isola votato all'ecosostenibilità. Sentiamo. Abbiamo visto in questi ultimi tempi il rinnovarsi del parco macchine, ci sono mezzi nuovi che girano per l'isola d'Ischia, purtroppo però le problematiche per quanto riguarda la viabilità sul nostro territorio sono tali e tante, ultimo fra tutte la situazione lì a Buonopane, il ponte che impone determinate manovre e arzigogoli per completare il giro dell'isola. Ecco, però abbiamo visto che l'EAV è un'azienda che su Ischia continua ad investire e volentieri guarda al futuro. No, per noi Ischia è un punto fondamentale, è un nodo strategico della nostra attività. Siamo i monopolisti dell'isola e quindi ci teniamo a fare una bellissima figura, la vogliamo fare, abbiamo la capacità per farla. Per quanto riguarda i bus, dobbiamo ringraziare la Regione Campania che ci ha dato la possibilità di acquistare bus, ne stiamo acquistando con continuità, siamo oltre 150 e investiremo sempre di più su Ischia. Oltre ai bus, noi su Ischia abbiamo investito proprio sul deposito, abbiamo fatto delle manutenzioni straordinarie, abbiamo rifatto gli impianti elettrici, stiamo rifacendo una serie di uffici per gli autisti, abbiamo in atto questa sperimentazione che è dietro le mie spalle per emungere acqua calda e quindi come dire, fornire riscaldamento a costo zero per l'azienda, ma soprattutto in maniera green. Abbiamo l'idea di fare del fotovoltaico, quindi Ischia per noi è un nodo strategico, un nodo vitale, ci teniamo tantissimo e andiamo avanti.
E dopo il Festival di Sanremo, anche l'Eurovision Song Contest omaggia Procida, capitale italiana della cultura, a cui sarà dedicata una delle postcard che raccontano le grandi bellezze artistiche, naturali e paesaggistiche del nostro paese, grazie a una tecnica di ripresa che unisce il drone acrobatico a quello stabilizzato. Il drone Leo ha esplorato da Marina Corricella al porto della Chiaiorella, da Marina Grande, a alcuni tra gli angoli più suggestivi dell'isola, che sarà abbinata alla Danimarca, uno dei 40 paesi in gara, e ai rispettivi artisti. Questa sera in Piazzetta dei Pini, in Corso Vittoria Colonna, alle 21, si terrà il premio Artemisia dedicato alla memoria di Misia Massa. Il premio è parte integrante dell'Ischia International School Festival. Alla vigilia dello spettacolo siamo stati alle prove generali presso il Cineteatro Excelsior. Vediamo il servizio. Ischia International School Festival, questa mattinata dedicata interamente alla danza e al premio Artemisia. Come si svolgerà? Allora, questa mattina in effetti è una prova generale per la serata di domani sera, perché il premio Artemisia è domani sera in Piazzetta dei Pini alle ore 21. Domani sera sia una bellissima serata di danza, abbiamo delle scuole del nord, abbiamo la Tito Livio di Milano, abbiamo la Casorati di Novara, abbiamo una scuola, un liceo coreutico di Potenza, abbiamo Salerno, abbiamo Napoli, abbiamo le migliori scuole italiane quest'anno. Veramente è un fiore all'occhiello della manifestazione i licei coreutici di quest'anno. Madrina d'eccezione, l'Etoile Ferrara. È il fiore all'occhiello, chiaramente, è Diana Ferrara, una signora, come hai visto pure tu, ottantenne però in piena forma. Ed era l'étoile dell'Opera di Roma, ballava con Nureyev, quindi ha una carriera strepitosa alla spalla ed è la nostra madrina di quest'anno per i coreutici. Quindi siamo onorati di avere una così grande interprete della danza italiana e mondiale. Anche parliamo dei due premi, premio Artemisia e un premio speciale dedicato a Barbara Rumore. Il premio Artemisia ormai ha accompagnato questa... i coreutici già da parecchi anni, dal primo anno che l'abbiamo fatto. Purtroppo abbiamo perso per strada una grande donna che è Barbara Rumore, che ci ha lasciati tutti quanti addolorati e dir poco, per cui ho ritenuto che quest'anno faremo due premi e lo sceglieranno la madrina, la Ferrara, e i professori di tutti quanti, i licei sceglieranno il migliore ballerino e la migliore ballerina col premio Barbara Rumore. Siamo con l'Etoile Diana Ferrara, una mattinata dedicata a questa arte meravigliosa della danza. Lei è madrina di questa manifestazione, premio Artemisia. Sì, sono Diana Ferrara, vengo da Roma, insieme ad alcuni elementi della mia compagnia, l'Asta Roma Ballet, che spero di portare di nuovo a Ischia in uno spettacolo completo. Loro fanno dei piccoli interventi in questo festival, e vedo che c'è tanto entusiasmo, c'è tanto interesse per la danza, quindi spero che sia una cosa che venga fatta anche ancora per tanti altri anni, perché lo merita, i ragazzi sono bravi, sono venuti da tutta Italia, quindi è una cosa molto interessante e finalmente della danza. Anche un segno di apertura dopo un periodo di chiusura dovuta al Covid. Infatti c'è tanto entusiasmo in loro e quindi mi auguro che la cosa continui per tanti anni. E oggi nuova puntata di Caleidoscopio con gli occhi puntati sul fumetto Invincibili, realizzato dall'associazione Insieme si può Sarno e dallo Scarabocchiatore, sul tema dell'autismo. Protagonisti del fumetto sono proprio i bambini autistici, che vedono tutte le loro unicità diventare dei veri e propri superpoteri. Alle 18 è andato in onda la nuova puntata, dopo il telegiornale ci sarà la replica, ma intanto vediamone uno stralcio. Autismo, il tema, Invincibili è il titolo di questo fumetto, ma facciamo un passo indietro. Com'è nata questa idea? È nata dall'associazione Insieme si può di Sarno, che mi ha contattato tramite l'associazione Lo Scarabocchiatore, della quale faccio parte, un'associazione che si occupa della nona arte
e di coadiuvare tutti i progetti a fumetti della letteratura disegnata. Loro mi hanno contattato per fare il soggetto e la sceneggiatura, per l'appunto, che è la mia specialità, e la associazione si è occupata poi di comporre la squadra, quindi di chiedere al disegnatore Steve De Brevi, che si è occupato dei disegni e dei colori, e al copertinista, che è Marco Bianchini per il disegno e William Bondi per i colori. Messa insieme la squadra, quindi su spunto dell'associazione Insieme Si Può, è stato dato il via al fumetto. Sono 30 pagine a colori, che sono, se uno è interessato può andare sul sito dell'associazione Insieme Si Può Sanno e acquistarlo con una donazione all'associazione stessa, che viene usata poi per le attività che compongono le varie giornate dell'associazione. Infatti fanno scuola di cucina, scuola di arte, insomma fanno diverse attività, e chiaramente questi fondi servono per l'associazione. Diciamo che il lavoro di questa associazione è molto importante, perché, tanto per cominciare, serve a capire che non si tratta di una malattia ma di una condizione, quella dell'autismo, che già è un passo, diciamo, che ci pone in maniera diversa nei confronti delle persone che appunto hanno delle manifestazioni dello spettro autistico. Ah, certo, infatti lo spunto che quando ho scritto la storia è stata una frase di Greta Thunberg, che dice che sicuramente l'autismo non è un dono, una lotta continua, ma per certi versi può essere un superpotere. Da questa idea è nata di tramutare tutte le varie stereotipie e manie dei bambini affetti dall'autismo in superpoteri. Prendendo lo spunto da quello che può essere gli X-Men o di altri supereroi, di cinecomics che adesso vanno forte, dei fumetti dai quali sono tratti, abbiamo fatto sì che questi bambini siano dei supereroi, invincibili per l'appunto. Invincibile alla riscossa è il loro motto. Così vediamo il bambino che muove sempre le braccia riuscire a volare, chi si chiude le orecchie riesce a mutare gli avversari, quindi silenziandoli, chi invece gioca sempre con oggetti che fanno musica come le campanelle o altro, produce delle note che riescono a avvolgere i nemici, oppure si riesce a passare da una vignetta a un'altra incuranti dello spazio bianco. Diciamo una diversa percezione della realtà, e queste sono diverse su tutti i superpoteri, perciò invincibili sono i bambini stessi. E il prossimo 30 maggio ci sarà lo sciopero nazionale della scuola, in dirlo le maggiori sigle sindacali, CGL, CISL, UIL, SNALS e GILDA, cui si è unito anche il sindacato ANIEF. Il decreto del governo sul reclutamento dei docenti è il principale motivo che ha scatenato la proclamazione dello sciopero. I sindacati non escludono neppure lo sciopero degli scrutini. La rigidità del Ministero rispetto alle questioni sollevate non ha lasciato margini, ha sottolineato Francesco Sinopoli con Ivana Barbacci, Pino Turi, Elvira Serafini e Rino Di Meglio. Per questo abbiamo deciso di avviare un percorso di forte protesta con diverse forme di mobilitazione. Vedremo cosa accadrà anche ad Ischia. La pandemia è ancora in corso, siamo fuori dallo stato di emergenza, ma i numeri ci segnalano ancora una circolazione significativa del virus. Abbiamo ancora una situazione da monitorare. Faccio appello alle persone più fragili di avere il secondo booster ed è importante ancora informare le persone. La mortalità che abbiamo è connessa a persone di età molto avanzata, quindi far fare il secondo booster agli over 80 può significare salvare loro la vita. Lo ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza al convegno Dalla pandemia al PNRR, come comunicare la salute ai cittadini. Veniamo ora al bilancio nazionale del Covid relativo a oggi 10 maggio, 56.015 nuovi positivi rispetto a ieri, 158 deceduti in più purtroppo, 76.824 i nuovi guariti. Calano sia i ricoverati in terapia intensiva, meno 5, che quelli con sintomi nei reparti ordinari, meno 156. Andiamo a vedere anche ciò che accade nella nostra regione Campania, 6.416 nuovi contagi su 34.057 test eseguiti, 6 i deceduti nelle ultime 48 ore e 6 anche quelli deceduti in precedenza ma registrati solamente ieri. In Campania sono 38 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva, 666 sono quelli ricoverati nei reparti ordinari. E apriamo una pagina dedicata al turismo, una grande risorsa per l'intera area metropolitana, sottolinea Carmine Lo Sapio, sindaco di Pompei e consigliere della città metropolitana delegato proprio al turismo. Il turismo va programmato in maniera uniforme per tutta l'area metropolitana, evitando singoli progetti, sottolinea. Sentiamo. Carmine Lo Sapio, sindaco di Pompei e consigliere nella città metropolitana di Napoli, con delega al turismo, una delega importante per l'intera provincia. Sì, una delega importante che
si associa alle attività produttive, quindi il turismo che naturalmente per noi è una grande risorsa ed è una risorsa non solo per Pompei, ma è una risorsa, io credo, e proprio attraverso queste nuove linee della città metropolitana deve diventare, diciamo, un punto di riferimento di tutta l'area, anche quella costiera, dove abbiamo avuto un incremento pauroso questi giorni di turisti. Infatti siamo stati il secondo sito in Italia ad avere migliaia di presenze, quindi siamo quasi intorno ai 20.000. Si riferisce a domenica 1 maggio, il Parco Archeologico di Pompei, il secondo sito più visitato in Italia, il primo gli Uffizi, terzo Palazzo Reale di Napoli. Questo è il segnale che si può creare un'offerta turistica integrata di tutta l'area metropolitana, isole comprese. Infatti questo sottolineo e ripeto che c'è, attraverso proprio la città metropolitana, così come stiamo già facendo per i fondi che stiamo utilizzando, che vanno progettati insieme alle altre città le opere da fare, perché è inutile fare opere singole in una sola città che poi a volte non servono nemmeno alla singola città. Noi serve collegarci prima di tutto anche con le città del mare, oltre Pompei, poi c'è Pompei città, che è una città diciamo anche poco conosciuta, se vogliamo. Se andiamo oltre, o se non andiamo oltre, al santuario di Pompei, che è conosciuto credo in tutto il mondo, ma è un sito da visitare anche quello, quello del santuario, le opere che a Pompei ha fatto questo beato Bartolongo. E quindi questo si può estendere anche, io dico che bisogna estenderlo a tutta quest'area, e a tutta quest'area metropolitana naturalmente, anche quelli che stanno all'interno, che stanno lontani da Pompei, che stanno lontani dal mare. Bisogna, diciamo, fare progettazioni, opere, pensare insieme a quello che dovrà essere il futuro di questa nostra area. C'è un ritorno del turismo a Napoli e in provincia, ma restano i problemi di sempre, lo sottolinea Agostino Ingenito dell'ABAC, l'associazione dei Bed and Breakfast. Occorre realizzare, dice, un piano di accoglienza regionale per disporre un'unità di intenti. Sentiamo. I punti e il test pasquale hanno dimostrato un ritorno del turismo, una grande boccata di ossigeno per i nostri operatori, che naturalmente erano fiaccati dalla pandemia e si sono anche ritrovati dei problemi riguardo ai rincari energetici. Sono arrivati gli italiani, ma sono anche tornati gli stranieri, segno inequivocabile di un ritorno ad una pseudo-normalità che noi cerchiamo di mantenere cara anche per i prossimi fine settimana. Si citava il ponte del 2 giugno e ci auguriamo soprattutto per il periodo estivo, quello che è il banco di prova di questa nuova stagione 2022, con un rallentamento di restrizioni della pandemia. Parlava di famiglie, parlava di bed and breakfast, sì, e non solo, anche tante locazioni brevi ed una volontà di cittadini campani di riaprire le loro case. Forse l'unica vera fonte economica immediata è e rimane il turismo, ma rimangono anche tutte le problematiche che ci portiamo dietro, dalla difficoltà alla mobilità turistica, sia dai collegamenti con le isole, come la parte ferroviaria e i voli, come anche per il trasporto pubblico. È necessario lavorare ad un piano di accoglienza regionale, come pure ad un piano strategico dei comuni. Non possiamo più correre dietro ai comuni che scelgono di volta in volta azioni più o meno estemporanee, ma serve una unità di intenti, perché il turismo è sempre più un settore economico trainante per migliaia di famiglie campane, al netto di speculatori abusivi che naturalmente sono ritornati con l'allentamento della pandemia e anche con il ritorno del turismo. Saranno i muri e le mura della città di Napoli i protagonisti della 28esima edizione del Maggio dei Monumenti, che quest'anno mette al centro Muraria, il festival di street art promosso dal Comune di Napoli con il finanziamento della città metropolitana. La manifestazione si svolgerà dal 13 maggio al 12 giugno, con iniziative che interesseranno tutte le municipalità. Vediamo.
I muri e le mura della città, intese come simbolo di unione, sono protagonisti della 28ª edizione del Maggio dei Monumenti, che quest'anno mette al centro Muraria, il festival di street art promosso dal Comune con il contributo della città metropolitana. Dal 13 maggio al 12 giugno iniziative sono in programma in tutte le municipalità, con aperture straordinarie che si alternano a visite guidate, opere di arte pubblica, proiezioni cinematografiche nel sottosuolo, teatro di strada e passeggiate a tema. Il leitmotiv sono proprio i muri, perché rappresentano un po' la memoria della nostra città storica, ma anche della nostra città moderna, e questo è un po' l'obiettivo che abbiamo in questo Maggio dei Monumenti, che è un maggio nuovo come idea. Il vasto calendario di eventi è articolato in 6 azioni che animano il programma di Muraria: parlare, dipingere, guardare, aprire, attraversare e allargare i muri, ed è consultabile interamente sul sito istituzionale e sui canali social del Comune. Il maggio di oggi non è il maggio di 20 anni fa, perché oggi Napoli è già conosciuta, 20 anni fa doveva essere promossa, 20 o 30 anni fa. I luoghi del centro storico soffrono di overbooking, non di mancanza di turisti. E oggi noi non abbiamo solo maggio, abbiamo giugno, abbiamo l'estate, abbiamo il Natale, abbiamo l'autunno. Quindi abbiamo una serie di iniziative che noi spingeremo per destagionalizzare anche l'offerta turistica e mantenerla durante tutto l'anno. Tra le novità dell'edizione 2022 del maggio c'è l'attenzione per i monumenti e i percorsi turistici fuori dal centro storico. Previste visite alla chiesa dei Sant'Anna alle Paludi, al Corso Lucci, al complesso di Carminiello ai Mannesi a Forcella, alla chiesa dei Santi Cosma e Damiano a Secondigliano e a quella dell'Incoronata a Via Medina, da anni inaccessibile. Nuova quest'anno anche la promozione di tour guidati da parte delle comunità di stranieri sul territorio, che accompagneranno i visitatori alla scoperta dei quartieri in cui risiedono e delle loro tradizioni. La nostra città è una città storicamente multietnica, forse la prima vera città multietnica d'Italia, e quindi noi vogliamo rafforzare questo legame culturale con le tante comunità straniere che abbiamo in città. È un altro modo per fare cultura, creare cultura e creare identità. Gli eventi del maggio, che il Comune ha promosso con la collaborazione dell'Istituto Francese Grenoble e del Goethe Institute di Napoli, sono parte di una più ampia programmazione culturale che la città si appresta ad offrire, anche in vista del considerevole afflusso turistico registrato nelle ultime settimane. Sono arrivati a Napoli solo nel mese di aprile quasi 1 milione di passeggeri, più di 900.000 passeggeri, e le previsioni dell'aeroporto sono che arriveranno fino a fine ottobre a Napoli 7 milioni di turisti. Siamo impegnati perciò a fare davvero tanto e tanto perché Napoli possa essere la città accogliente, la città aperta e inclusiva, come nella sua storia, come nella sua identità. Presso la sede dell'Ordine dei giornalisti della Campania è stato presentato il libro Napoli Pulp Fiction, scritto dal giornalista Giancarlo Tomassone. Il testo parla delle pellicole cult della sceneggiata napoletana, raccontando film con protagonisti, attori e personaggi che vanno da Mario Merola a Pino Mauro. Sentiamo l'autore. Perché scrivere un libro sui film di un certo genere della cinematografia molto legata alla città di Napoli? Innanzitutto per ridare verità a delle pellicole che sono state bistrattate per molto tempo, perché provenivano dalla sceneggiata che, secondo i critici soloni e molti che avevano la puzza sotto il naso, erano un prodotto minore della cultura napoletana. In questi film invece, dove la sceneggiata viene riproposta naturalmente con gli adattamenti e con temi diversi da quella classica, perché giustamente va con i tempi, quindi si è evoluta, si rappresentano proprio una branca importante della nostra cultura, che poi fortunatamente è stata riscoperta, tanto da aver ispirato comunque dei grandi della cinematografia mondiale come Quentin Tarantino. Due titoli che consiglierebbe a un ragazzo, un giovane di oggi, da vedere. Allora, innanzitutto I figli non si toccano, che vede protagonista Pino Mauro, e poi Sgarro alla Camurra, che invece vede protagonista Mario Merola. Sono due film che li potrebbero introdurre in quel mood, in quei tempi, e anche capire quel tipo di mondo che, secondo me, andrebbe riscoperto e riproposto.
E la tappa di Napoli del Giro d'Italia è una delle poche in cui gli organizzatori hanno previsto uno spettacolo da circo insieme con animatori, ballerini, giocolieri e performer circensi. Il 14 maggio sul lungomare ci sarà anche Giroland, il nuovo format di villaggio commerciale del Giro rinnovato con una nuova identità, struttura e contenuti. Sarà possibile ammirare il trofeo senza fine, imparare le tappe chiave della storia del Giro, pedalare virtualmente sui percorsi della Corsa Rosa con il Giro d'Italia Virtual, oltre al gioco da Luna Park e al Chiosco Rosa di San Gabriel, il punto aperitivo di Giroland. E giovedì 12 maggio alle 11 presso la sala dell'Istituto Nautico Cristoforo Mennella, il Museo del Mare dell'Isola d'Ischia, nell'ambito delle sue iniziative programmate per il 2022, ha organizzato un incontro sul tema la pesca, sostenibilità tra passato, presente e futuro. Relatore il dottor Emilio Riginella della stazione zoologica Anton Dorn. E lunedì 16 maggio invece dalle 9.30 alle 12.30 si terrà presso lo stadio Mazzella di Ischia la manifestazione finale del centro sportivo Vincenzo Telese denominata Olimpiadi del Telese, la quarta edizione. Alla manifestazione prenderanno parte tutte le classi, gare previste, l'inizio delle gare è previsto intorno alle 10. E veniamo con una notizia di sport, finale playoff amara per la Virtus Libera Forio nella Serie C1 di calcio a 5, sconfitta 3-1 in casa del Casagiove. Ascoltiamo al fischio finale il tecnico dei foriani Gino Monaco, il DS del Casagiove, Ricciardi. Primo tempo di studio, primo tempo dove abbiamo avuto qualche occasione, ma anche gli avversari ci hanno messo in difficoltà. Poi quando sono andato negli spogliatoi ho detto ai ragazzi che la prestazione non mi era piaciuta, dovevamo fare di più, dovevamo essere quella squadra che ci ha permesso di arrivare fin qui. E devo dire che i ragazzi il secondo tempo sono stati encomiabili, hanno dato tutto, abbiamo messo il Casagiove nella propria metà campo, abbiamo avuto occasioni a raffica, il portiere si è superato, purtroppo i ragazzi non sono stati precisi. Manca poco per giocarci tutti gli anni queste partite, per migliorare ancora. Grosso merito ai ragazzi, alla società che ci ha messo in condizione di arrivare fin qui, in 5 anni non ci hanno mai fatto mancare niente. Il plauso va un pochino a tutto l'ambiente Virtus che ci ha permesso di vivere questa avventura. Certamente siamo partiti per salvarci, poi durante l'anno sono cambiate delle cose, abbiamo visto che ce la potevamo dopo il girone di andata, abbiamo visto facendo 30 punti fra l'altro, terzi in classifica, abbiamo detto ce la possiamo giocare un pochino con tutti quanti. C'è stato quel periodo che è andato dalla Coppa Italia al mio esonero, alle mie dimissioni e quel periodo lì noi abbiamo perso col CUS, abbiamo fatto dei pareggi, delle sconfitte, però comunque siamo arrivati terzi, poi siamo stati capaci di arrivare terzi e di giocarci 2 playoff in casa, quindi i ragazzi hanno dato il 100%, io li ringrazio uno per uno, anche quelli che qui non ci sono stati per motivi vari ringrazio la società, ringrazio tutti quelli che ci hanno coccolato non solo quest'anno ma in 5 anni. Siamo stati costretti a dare, come nella precedente occasione, un'accoglienza limitata ad un grande pubblico che è quello di Forio, che è quello dell'isola d'Ischia, e questo ci dispiace fortemente perché ha creato un po' di nervosismo, qualche parola che poi è parola di troppo anche da parte mia, e per cui se c'è stato chiedo scusa. Mi sono sentito dire delle cose, ma va bene così, fa parte del rettangolo di gioco. Oggi giocavamo contro la terza forza del campionato che è venuta qui, ha giocato la sua grande partita. Noi volevamo dimostrare che la nostra presenza al secondo posto non era una, diciamo, cosa capitata per caso, abbiamo creduto fortemente nelle nostre possibilità, forse in parte del campionato vi abbiamo creduto parzialmente, ma il merito va innanzitutto a questi ragazzi, a questo gruppo fatto di 16 elementi che fino alla fine ci hanno creduto, fino a quando abbiamo praticamente non solo perso in casa contro la Barrese ma poi praticamente nella finale di Coppa Italia. Non volevamo assolutamente lasciare l'opportunità di giocare in casa, che rappresentavano per noi un grande vantaggio, l'abbiamo sudata e penso che l'abbiamo meritata ampiamente.
e dopo un periodo di malattia si è spento all'ospedale Rizzoli Mario Russo, venuto a mancare all'età di 61 anni. Mario Russo ha avuto un importante passato politico vissuto nella sua Forio, essendo stato eletto consigliere comunale di maggioranza nel 2003 e nel 2008, rivestendo anche l'incarico di assessore nella giunta guidata dall'allora sindaco Franco Reggine. Imprenditore di professione, da qualche anno aveva anche spostato i suoi interessi in Spagna, nelle isole Canarie. Grande appassionato di calcio, era tifoso dell'Inter. Ed ora spazio alle previsioni del tempo. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, bel tempo con cieli sereni. In montagna, bel tempo con cieli sereni. Nel pomeriggio, sulle coste, bel tempo con cieli sereni. In montagna, schiarite alternate a nubi sparse. Questo era il nostro ultimo servizio. Grazie per averci seguito e buona serata.